Buonasera, eccomi a Iseo, dove domani mattina parte la 20ª edizione della Gimondi Bike. Chissà che avventura. Intanto loro vanno più veloci di me. Buongiorno, è arrivata la domenica e quindi tra poco parte. Sono le 9:20, alle 9:30 chiude la griglia per l'accesso alla partenza e quindi andiamo a fare questa Gimondi Bike. Allora, sono tutti super professional. Guarda. Poi ci sono io un po', come dire, forse non improvvisato, però old style, sono vestito un po' vintage. Ho il numero 441. Tanto la gente si allena. Visto che me la prendo con calma, il mio obiettivo è quello di arrivare, mi sto dirigendo verso la griglia di partenza. Prenderò il mio posto e aspetterò lì. Tanto per le vie di Iseo tanti ciclisti. Non so quanti sono gli iscritti totali quest'anno. Vedremo. Tanto vedo il numero 625, quindi dai, probabilmente intorno a più di 500 sicuri, diciamo intorno ai 1000. Ecco l'ingresso della griglia. Sono già tante persone in fila. Ecco, ci è arrivato in griglia. Mettiamo la mascherina e entriamo. Anche per i tuoi, va bene. Dovrebbe essere tutta la parte dello sterrato. Eccoci, nel bosco sempre. La parte è veramente più divertente, un po' di periscendi. Qua è la morte.
questo pezzo tra le vigne e Franciacorta. No, se non sono l'ultimo sono tra gli ultimi. Ho fatto 14 km, mi mancano 9 al ristoro e al primo cancello orario. Acqua che scorcio, si passa vicino al castello. Bello qua. Eccoci a riprendere il percorso. Caricato con le batterie? Sì, un pochino. Che gatta la discesa, mamma mia! No, io non ce l'ho neanche! No, no! Anche stai andando bene rispetto a tanti che ci avevano in mani i mezzi che si sono ritirati! Ah, si sono ritirati qualcuno! Ah, io ho visto un po' ritirati! Ma che si è? Io ho rispolverato questa per l'occasione e andiamo. E anche me la prendo col mio tempo, se arrivo bene. Adesso non parlo più che sennò non arrivo. Ma
Grazie, grazie. Vai! Cosa? Ottimo! Vai, dica che sarà, facciamo un po' bene! Vai, dai, Renzo, vai! Dai che passa! Buon, oh, finito! Eccoci al tonaveno, la salita davanti al corno, scusate, e giù in discesa! Thank you.
E papà, vaglia. Grazie a voi. Ti ha segnato tutto. Sì, finita, Due, ultimo. Ce l'ho fatta, ci ho messo 4 ore e 38 minuti. Aspetta. Sì. Ringrazio i due uomini di scopa che mi hanno accompagnato. Luca e Alessandro. Grazie mille. E ragazzi dell'organizzazione. Ciao. 4 ore e 38, dai. Sei un grande, vecchio. L'anno prossimo. Sei un grande. L'anno prossimo facciamo una bici nuova, però, vecchio. Bici nuova appesa l'anno prossimo, eh. Luca numero uno. Bravo. Grazie. Ciao. Sono riuscito a finire la Gimondi Bike in 4 ore e 38 minuti. Siamo partiti, pioggia, poi ha smesso di piovere. Sono arrivato ultimo, perché dietro di me c'erano solo i due uomini, i due ragazzi in bicicletta, che li chiamano Scopa. Perché appunto raccattano gli ultimi rimasti, però sono contento perché ce l'ho fatta e sono arrivato alla fine della Gimondi Bike. È stata dura, devo ammetterlo, ma molto bella. Peccato per la pioggia, che l'ha resa ancora più pesante. Ciao! Eccomi a casa, finita la Gimondi Bike. Devo dire che sono veramente soddisfatto. La Gimondi Bike è organizzata benissimo, mi è piaciuta un sacco. Sono 53 km impegnativi, perché si parte da Iseo, c'è la salita del Polaveno, dopo più o meno 7 km si entra all'interno del bosco e di lì principalmente il percorso è tutto sterrato, ci sono solamente dei piccoli tratti su asfalto. Si attraversano le vigne non sono da sottovalutare, sono tanti piccoli saliscendi, ma veramente si fanno sentire molto sulle gambe. Fino ad arrivare alla salita della Madonna del Corno, che sono all'incirca 2 km, ma sono veramente tosti, pendenze anche intorno al 20%. Un percorso bellissimo, si passa vicino al castello, si entra nelle vigne, si fanno degli itinerari che solitamente non si possono fare. Sono riuscito a farlo io con la mia Trek del 98 non ammortizzata,
sono arrivato alla fine molto soddisfatto. Un po' il tempo che ha appesantito ancora di più questo percorso, che è veramente bello. Quindi, se non avete ancora fatto la Gimondi Bike, iscrivetevi per il 2022. Io sicuramente ci sarò. Un saluto per questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao!